indicati da Hitler come nemici della razza ariana, già negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, nella Germania nazista, gli ebrei furono sottoposti a discriminazioni, soprusi e vessazioni. Le leggi razziali, la notte dei cristalli, il confino all'interno dei ghetti furono le tappe del vergognoso percorso che portò alla cosiddetta soluzione finale, cioè lo sterminio sistematico del popolo ebraico. Milioni di persone furono costrette ad abbandonare le proprie case e spesso separate dalle loro famiglie, con lunghi ed estenuanti viaggi in condizioni disumane, venivano deportate in strutture appositamente progettate per il lavoro forzato e l'assassinio di massa, i campi di concentramento e di sterminio. Tra loro migliaia di ebrei e rom, musicisti e compositori, che continuarono a scrivere e suonare musica nonostante tutto. Da 30 anni il pianista e direttore d'orchestra Francesco Lotoro, conosciuto a Barletta, la città in cui vive come il maestro, dedica ogni attimo della propria vita ad una ricerca straordinaria: rintracciare e recuperare in ogni parte del mondo la musica composta nei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. Ad oggi Lotoro ha recuperato migliaia di opere originali scritte nei lager da compositori ebrei e rom. Questa ricerca è tutt'altro che conclusa. L'uomo può essere imprigionato, carcerato, perseguitato, torturato, deportato, trasferito, gasato, ma non puoi togliere all'uomo la libertà di fare musica. Nella maggior parte dei casi noi abbiamo perso i musicisti nel campo. Se questa musica non viene suonata, non viene pubblicata, non viene fatta conoscere al mondo, è come se non fosse mai uscita dal lager. È una storia della musica nei campi di concentramento. Ma noi abbiamo il dovere di ricostruire, di recuperare tutto ciò che è andato perduto. Io forse avrei dedicato meno energie. Settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, quelli che entrano da questa porta sono sempre di più. Hello. È very, very pleasant. Ah, voilà la partition. Ça, ça a été fait au camp. My father, when he fled, he folded it up and put it in his pocket. Sto cercando di mettere ordine in queste migliaia e migliaia di partiture. The people will hear it and through that get the sense of the spirit of what was going on. La musica è incontrovertibile, non è truccabile, non è deformabile. E avevano perso tutto, avevano la musica,
che gli permetteva ancora di lasciare qualcosa. Questo è un enorme messaggio per il futuro dell'umanità. What's wonderful in the work that you've done, Francesco, is it's the music that will survive.